Nella sede di Palazzo Ricci ad Ascea, l'economista e filosofo Serge Latouche ha dialogato con il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo Derrico, su tematiche sociali, culturali ed economiche, sviluppate a partire dalla domanda: quale domani? Il domani sarà ciò che faremo noi, eh? Ma naturalmente lo faremo a partire dell'esistente, e l'esistente è molto ambiguo, perché da un certo punto l'evoluzione va sempre verso la catastrofe, come lo vediamo con il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, molte cose che... E poi con questo trasformazione delle nostre società in forma di totalitarismo del mercato, che genera un controterrorismo, e allora se il futuro, se vogliamo un futuro sostenibile, deve venire dal basso, deve venire dalle iniziative popolari, è tutto da ricostruire. Ma la politica nel senso forte, che deve coinvolgere la gente che vive sul posto. Se non cambiamo strada, siamo alla fine del petrolio, prenderemo fino alla fine del secolo 4-5 gradi di più. Oggi c'è già un problema con 70.000 emigrati siriani, ma con cambiamento climatico, quando il Bangladesh sarà sotto acqua, non sarà 70.000 profughi, ma 100 milioni di profughi. E cosa faremo con questi problemi così, se non siamo preparati e che non abbiamo cambiato strada? Si può fare a tutti i livelli, uscire da questa globalizzazione che è un gioco di massacro su scala globale, ricostruire un tessuto locale a tutti, non solo da noi, ma tutti, anche aiutare i paesi del sud che abbiamo distrutto, per ricostruire il loro tessuto economico, sociale, culturale. E il punto di partenza è recuperare l'agricoltura locale e recuperare, la parola chiave sarebbe l'autonomia. Si deve recuperare, non tornare indietro, ma recuperare questa capacità di essere autosostenibile senza distruggere l'ambiente. Attraente, sì, fino a un certo punto, ma non troppo, perché troppo significa incitare alla speculazione immobiliare, alla distruzione del territorio, perché il paradosso del turismo è che i turisti vengono per vedere un paese che distruggono loro. E che distruggono la ragione di fare turismo, perché si costruisce degli alberghi che sono in tutto il mondo uguali, allora alla fine non c'è più ragione di venire, eccetera. Per rimanere attraente si deve conservare la sua anima. Ma credo che ancora una volta, almeno per come la vedo io, insomma, sia necessario coniugare l'esigenza di concretezza alla giusta denuncia che Latouche fa nei suoi libri da anni, eccetera. Ossia riuscire a tenere a freno o comunque indirizzare verso altre strade la modernità, ma allo stesso tempo non rinunciare a tutto quello che è il fermento culturale della modernità, perché il rischio è sempre quello di un passo indietro, insomma. Ci troviamo a confrontarci con dei salti della storia. È vero, come dice Latouche, che spesso questi salti sono un ritorno al passato, ma è anche vero che spesso nascondono le prospettive che forse oggi non riusciamo a individuare. Un incontro così fa pensare che domani potrebbe essere meglio che previsto, perché le previsioni non sono ottimisti, ma possiamo riuscire a far sì che i previsioni siano sbagliati. Nel corso dell'evento è stato presentato da Luisa Cavaliere il manifesto dal Cilento sul turismo culturale.
ed è stato firmato un protocollo d'intesa sul turismo culturale promosso dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, dalla Società Consortile Mediterraneo Sociale e dal Comune di Ascea. Il protocollo d'intesa prevede innanzitutto la presentazione di un manifesto per il turismo culturale, quindi prevede la formazione, prevede l'ospitalità, la cultura dell'accoglienza, insomma noi dobbiamo formare qui le giovani generazioni, non solo per un'accoglienza turistica di livello che sia rispettosa della nostra storia. Quando si fa turismo bisogna innanzitutto far sapere e far conoscere noi chi siamo, qual è la nostra identità, e questa bisogna farlo in modo forte. Ma io ve lo voglio dire, non vi voglio però anticipare tante tematiche, in modo così semplice e nel modo migliore, che è quello che è stato scritto in questo manifesto da Luisa Cavaliere. Per cui, per non storcere troppo il senso della cosa, vi voglio leggere davvero due righe che danno il senso a quello che significa identità del nostro territorio. A scrivere la sceneggiatura di una civiltà e a renderla inimitabile contribuiscono allo stesso modo e con lo stesso rilievo tanto le tracce monumentali quanto le abitudini e i saperi, gli usi e le tradizioni. E che è un progetto necessario, non è un progetto sul quale decidere se stare o no, è un progetto necessario come l'aria. La mia università sarà con voi perché si occupa da sempre di certi temi, ha corsi strutturati, il restauro, ha dentro di sé il MEDIT, che è questo centro fondato dai colleghi Marino Niola e Elisabetta Moro, di Casa in Cilento per la valorizzazione della dieta mediterranea, abbiamo corsi sul turismo, facciamo ricerca su questo. Forse l'anno prossimo avremo addirittura un corso di laurea magistrale in Green Economy. Vorrei dedicare l'ultimo pensiero ai nostri allievi, ai ragazzi. Ragazzi, voglio parlare con voi. Noi non stiamo qui a fare una conferenza, stiamo qui a vivere la nostra vita, a praticare azioni di impresa. Io mi sono licenziato dalla pubblica amministrazione e oggi sono un imprenditore sociale che non vuole tornare al passato bucolico, come si intende la decrescita in modo banale, in modo provocatorio, no. Stare dentro un modello diverso di crescita, di mettere critica a questo modello di sviluppo, significa saper fare impresa in un altro modo. Noi stiamo puntando all'autonomia energetica, al rispetto dei beni comuni, ai prodotti sostenibili. Questo è un prodotto che noi vendiamo, caro direttore, non regaliamo. Vendiamo perché dobbiamo pagare gli stipendi, però è scritto vino fiano ad alto impatto sociale. Vino che viene dall'economia della reciprocità. Noi facciamo efficienza, efficacia, imprese, come le vogliamo fare anche attraverso questa cosa che vogliamo chiamare economia dell'ospitalità. Non fregare il turista di massa, ma dare al viaggiatore che viene qua l'accoglienza capace, qualificata delle nostre tradizioni. Ecco, e vogliamo anche trasformare le città, direttore, la grande metropoli. Produce quella violenza verso i nostri bambini e le nostre bambine, quella violenza che vediamo nelle nostre periferie degradate. Noi dobbiamo trasformare queste aree urbane, le grandi metropoli, in municipi piccoli, sostenibili, di 50.000 abitanti. Non è ideologia, anche Berlino lo fa, anche Berlino lo fa. Non è ideologia, si può fare nei nostri territori. Ecco, io credo che noi le chiamiamo comunità locali sostenibili. Cari giovani, stateci vicini, aiutateci ad andare avanti in questa direzione, perché la risposta alla domanda quale domani è il vostro futuro. Grazie.